우리가 진짜 그런데. 작가님 이제 수고하셨습니다. 감사합니다. I dispersi sì, praticamente questi ci sono ancora, mi dispiace perché sono amici, gente del paese, molte brave e rispettate, lavoratori, e speriamo che almeno li trovi. Ha fatto un macello, è stata una tempesta di acqua e grandine, poi all'improvviso sono arrivate delle bombe acqua e praticamente ha causato questo macello. Queste poverette che stavano scendendo dalla montagna, che stavano a fare la raccolta delle noccioline, se lo sono trovate davanti e praticamente l'acqua se l'ha portata. Per circa 500-600 metri, poi a questo punto che vi stanno facendo vedere si è fermato tutto perché ci sono degli ostacoli e adesso le ricerche stanno concentrate su questo posto dove hanno trovato praticamente l'ape disastrata, che non si capiva niente, e con questi massi che scendono da questa frana che hanno costruito, che sono successi queste frane nel 96, e praticamente questi lavori non sono stati completati e ci stavano questi massi, che poi l'acqua è stata tanta e si è portata giù anche questi massi, perché io ho 63 anni e mai visto una cosa del genere, che abito proprio a questo punto qua. Ma purtroppo non ce la prendo via con nessuno. Cosa ho sentito ieri? Cosa avete sentito ieri? No, veramente io ho iniziato solo a sentire prima della grande che ha fatto e vicino alla porta mia, più di 30 cm di grande, io abito a 200 metri. Poi ha piovuto e poi per dirvi la verità, si è fatta una certa ora e non ci sono tutto niente più. Io me ne sono accorto all'11 a mezzo quando mi hanno detto che ci mancavano due persone della frazione di Salanico. Ma purtroppo sono cose, diciamo, che succedono, però sempre per la manutenzione, non dovesse succedere.